ascoltare questo sulle vostre moto. Questo è un accendisigari, una presa accendisigari, nulla di troppo difficile. Seguitemi così vi faccio vedere come farlo. Allora, semplicemente ho acquistato da Norauto questo accendisigari con già i cavi collegati del polo positivo e polo negativo. Polo negativo potete collegarlo direttamente al telaio, invece quello positivo vi farò vedere dopo dove collegarlo. L'ho montato su una dorso duro nel mio caso, però comunque si monta anche su altre moto tranquillissimamente. Ovviamente bisogna sempre fare attenzione a non toccare le parti elettriche e vari componenti. Come prima cosa poi ho smontato la sella, ho tolto tutto, libretto e cose strane che c'erano nel mio sottosella, ho svitato le tre viti che bloccavano la batteria fino ad arrivare appunto alla batteria stessa e ai vari relè fusibili eccetera eccetera. Dopodiché ho fatto passare i cavi dal cruscotto, da dove l'avevo fissato con una fascetta metallica, e fino alla batteria, mettendo poi un fusibile, importante fatelo sul cavo del polo che arriva al polo positivo, perché in caso di guasto, in caso di cortocircuito, almeno non andate a danneggiare la batteria. Questo accendisigari lo trovate ovunque, se chiedete pure al vostro panettiere magari ce l'ha. Niente, come potete vedere il cavetto ricarica, funziona, portatevi dietro solamente appunto il cavettino dove attaccarlo. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Vi volevo avvisare che sto per acquistare un microfono da Motovlog che registra in modo perfetto per i prossimi video, quindi non perdeteveli. Lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!